Oh, bonsoir à tout le monde, bienvenue sulla chaîne, ma parola che è francese, vedete, faccio che qui siamo con Diabolik, ma in realtà parleremo di Fantomas. Allora, il grande Diabolik è appena uscito, ve lo consiglio per il disegno di Palumbo, ovviamente, in realtà qui non tutti i disegni sono di Palumbo, ci sono vari disegnatori. Parto dalla storia finale della Zichi, che ovviamente ha chi conosce la Zichi, scusate che Zichi, Zichi che ha lavorato per la Disney e si capisce. Qui l'uomo ombra, vabbè, si capisce anche da alcune. Questa immagine qui, se estrapolata così, potrebbe essere tratta da Paperina, questo potrebbe essere Archimede Pitagorico, che in un certo senso riciccia. Riuscisce anche nella storia originale. La Zichi ovviamente riprende un po' in giro il racconto di Coso, che è di appunto, vi dico tutti i crediti, soggetto Andrea Pasini, sceneggiatura Tito Faraci, matite Palumbo. Fine di Gianfranco Giardini e Claudio Mastronardi, e poi c'è testi di regolamento Giulia Francesca Massaglia e Stefania Carretta. Retini sempre Marco Chillura, lettere inventario Bologna. So, c'è un sacco di roba, perché in realtà Palumbo ha fatto la storia ambientata negli anni 20, mentre Massaglia e Carretta, poco più hanno fatto i testi di raccordo, cioè il flashback, cioè in realtà Diabolik e Eva Canto trovano un libro di un certo, cioè che poi, vabbè, di Carlo Gloria, Florian o Gloria, come si chiamava, qual è, aspettate, Carlo Gloria, che in realtà rimanda a Fantomas chiaramente, perché anche i primi numeri di Diabolik, se vi ricordate, appunto c'era l'aiutante di Ginko, che ovviamente aveva lo stesso ruolo di Fandor, che poi come si firmava il giornalista, che è praticamente un personaggio di Fantomas, perché alcuni personaggi, come questo Carlo Gloria, ora non mi ricordo come si chiamasse di Fantomas, ma insomma è la stessa cosa, o come si chiamasse nei primi numeri di Diabolik, mi sembra il nome sia su per giù lo stesso. Smentitemi se mi sbaglio, ma comunque il personaggio di Fantomas, perché nel primo romanzo di Fantomas, l'ispettore Juppé riesce a smascherare il diabolico trabocchetto di Fantomas, che cerca di far incolpare appunto l'innocente Fandor di un efferato delitto di una vecchia nobile, e lui riesce a smascherarlo, perché Fantomas si è sostituto al padre di questo giovane e quindi l'ha fatto incolpare. E quindi Juvé e Fandor poi faranno una accoppiata vincente, che poi sarà presa in giro da Louis de Funès nei famosi e bellissimi film su Fantomas. Non seguite la mano, perché sta andando per cavoli suoi. Quindi c'è la storia del manoscritto ritrovato, che rimanda a Umberto Eco, a Manzoni, addirittura a Gerard de Nerval, perché ovviamente c'è un manoscritto ritrovato dove ovviamente c'è la storia di questo mitico uomo ombra. E uomo ombra, vabbè, disegni Palumbo io lo conosco dagli anni 80, quando, cioè, a me fa sempre piacere vedere Palumbo, perché disegnava su Frigidaire, che io leggevo negli anni 80, ragazzi, negli anni 80-90, poi è sparita dall'edicola. C'è tutta la discussione su Frigolandia, che vuole essere esportata in Umbria, eccetera, eccetera, non entrerei in questa questione, ma perché tutto l'archivio di Frigidaire è in Umbria. E il comune ha chiesto di espropriare questa Frigidaire, non so chi conosca Frigidaire, e qui comunque nell'introduzione c'è scritto, nella breve biografia di Palumbo, quando negli anni 80 era un po' più giovane, disegnava Ramarro, che era il primo supereroe masochista, poi Escobar, vabbè, con. E poi approda a Diabolik, insomma, però da Frigidaire a Diabolik, capite, c'è un bel salto, nel senso, Frigidaire è tutta un'altra cosa, nel senso, anche se Palumbo non è della generazione eroica, cioè perché Frigidaire ci hanno lavorato, scusate se è poco, qui sto divagando, pazienza, Tannino Liberatore e Tamburini, quindi Palumbo nasce da quel
humus lì. E per chi conosce Frigider, alcune, cioè vedere questi disegni ti riportano inconsciamente agli anni 80. Naturalmente Palumbo è un grande disegnatore, bravo anche le due e Smartaglia, però Palumbo va bene, storia anche qui c'è un tipo di Archimede, questo uomo c'è cioè, una storia di un alter ego di Diabolik che si rimanda ovviamente al mitico Fantomas. Su per giù c'è anche un'ottima postfazione di Castelli che ha momentaneamente lasciato la Bonelli per venire perché Castelli ha lavorato anche su Diabolik. Gli anni, 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 anni fa, e con le sorelle Giussani, quindi Castelli fa un po' il punto sui romanzi che sono all'origine di Diabolik. Lui pone molto l'accento su Zanchimon, si chiamava Zigomar, scusate, Zigomar, Rocambole, Lavasciolle, eccetera. E ovviamente, ma in realtà l'archetipo, poi quello da cui le sorelle Giussani hanno preso le prime due storie, è proprio il primo romanzo di Sovestale, è quella storia lì che è poi è stata trasposta in fumetto. Esisteva anche un fumetto francese, cioè, non mi ricordo, forse di quel periodo, Fantomax o qualcosa di simile, Fantomi, insomma, qualcosa, si chiamava un nome su per giù così, ma in Italia le prime che traspongono questo persona, un eroe assolutamente negativo in un fumetto, sono le sorelle Giussani. Castelli, vabbè, ora non rifarei tutta la storia di Rocambole, Fantomas, Arsène Lupin, che sta io ora, per esempio, è uscita la bellissima La Contessa di Cagliostro di Arsène Lupin, che vi consiglio di leggere se non avete mai letto, è in edicola. La Mondadori sta ristampando tutti i romanzi di Sovest, di oddio, non di Sovestalen, lo so, di Leblanc, no, Leblanc, Maurice Leblanc, tra l'altro c'è una serie anni 60, vabbè, lasciamo perdere, se entriamo nel mondo dei ricordi non ne usciamo più, quindi lui pone l'origine di questi romanzi neri con la Comune di Parigi nel 1870. Non sarei così sicuro perché secondo me sì, certamente la Comune di Parigi con le stragi eccetera eccetera ha certamente fornito una serie di errori negativi del sangue che è scorso a Parigi, ma in realtà la Francia, l'archetipo di tutti questi romanzi secondo me non è tanto Ravachol, ma è un personaggio che non è citato, ma che dietro gli occhi di Fantomas, chiunque abbia visto questo manifesto, io ce l'avevo attaccato in camera quando ero ragazzotto, è in realtà il Marchese de Sade, che non ci vuole tanto per capirlo. Cioè, dietro lui c'è, certamente, voi direte, i romanzi del Marchese de Sade hanno un'impronta più ovviamente legata al sesso, ma in realtà c'è l'idea di un personaggio assolutamente malvagio e corrotto che la fa franca, è lì l'archetipo. 1700 e anche senza il Marchese de Sade, la pressione di Leçon de la Dangereuse di Leçon de la Dangereuse con il Visconte di Valmont di ora mi conosco, dei vuoti di memoria vecchiaia in calza di Leçon de la Dangereuse che ovviamente con la Marchese Mertrei e il Visconte di Valmont che ovviamente sono dei personaggi assolutamente efferati e criminali che ovviamente usano il loro fascino per. In realtà, secondo me, il romanzo francese queste tematiche ce l'aveva già prima addirittura della Rivoluzione francese. Altro che poi, naturalmente, prima ancora della Comune di Parigi. Però questo è il mio parere. Naturalmente potete essere d'accordo con Castelli o con Catherine Popovis. Io ovviamente Fantomas, Diabolik rimanda a Fantomas, ovviamente. Qui che leggete la postfazione di Castelli, che è sempre da Castelli si impara sempre un sacco di roba. Qui c'è una doppia storia, appunto, Diabolik e Vacante ritrovano un manoscritto di Carlo Gloria, Florian Glorian, come si chiamava, che appunto
era poi l'aiutante di Juvenal, di Fantomas, che appunto ha scritto queste memorie e parla dell'uomo ombra. La storia è ambientata a Clerville, ma ci sono alcune citazioni come gli Apache, sono bande criminali che imperversavano a Parigi. Imperversavano a Parigi gli Apache, erano chiamati così, però ovviamente l'argot proprio parigino, non neanche francese, proprio di Parigi. Quindi lo sceneggiatore, ovviamente, Clerville è Parigi, in questo caso è Parigi, perché se ci sono gli Apache è Parigi, e ovviamente Fantomas si muoveva a Parigi. Ma a parte questo, Clerville serve per fare un nodo di raccordo tra l'uomo ombra e Fante Diabolik. L'uomo ombra è semplicemente un alter ego di Diabolik che si scontra con un cattivo e malvagio russo. Ovviamente i malvagi russi sono tornati di moda. Guardate belli disegni di Falumbo, che si chiama Mikhailo, qualcosa di simile. Mikhailo, Sergei Mikhailo, Basashta. Oggi la Priatna, è molto piacere, ma io non mi ricorderò mai i nomi russi, perché ho letto tutto Guerra e Pace e mi ricordavo solo Andrei e Natascia e Piotr, che veniva chiamato in francese Pierre. Tutti gli altri 700 personaggi facevano una confusione, un bordello di nomi. È entrato il principe Gorvrovsky, chi cavolo è Gorvrovsky? Quindi ho avuto sempre dei problemi con i russi, e qui c'è uno solo, però il Michele Michailo, che ovviamente è scappato dalla Russia e si è impossessato dei gioielli della corona russa. Ovviamente l'uomo ombra e Diabolik seguiranno le ombre di questo cattivissimo russo, che sembra il nonno di Ivan Drago. Io ti spiezzo in due, non lo dice, pensare, cioè, sembra una bella scena, Diabolik contro Michailo, che Michailo fa: io ti spiezzo in due. No, non è andata proprio così, però c'è anche un incontro, scontro tra Diabolik e Mikhailov. Non vi spoilerò su chi vincerà o chi vincerà. Diciamo che questa sceneggiatura poteva essere fatta, ora, da dei consigli così, nel senso, è ovvio che c'è il doppio, che l'uomo ombra, il doppio di Diabolik, c'è anche un doppione di Eva Kant, inserimento, vabbè, un doppione dell'ispettore Jink. Doppione dell'ispettore Cinco e una sorta di doppione di Eva Kant, che ovviamente si innamorerà dell'uomo ombra, ma chi lo sa, che può darsi, perché di Eva Kant. Però questo doppione è piuttosto meccanico, non si capisce poi il legame. Cioè, è ovvio che Eva Kant, leggendo le avventure dell'uomo ombra, si identifica l'uomo ombra con Diabolik, quindi bisogna pensare che l'uomo ombra viene immaginato con le fattezze di Diabolik da Eva Kant. Però poteva essere fatto stile sceneggiata anni 70, tipo La donna velata, Un segno del comando, magari con tipo l'incarnazione, metterla un po' così, un po' più misteriosa, ecco, mentre sì, Valone Michailov a volte è un po' l'operaio in ginocchio, che vabbè, in ginocchio, cattivo, cattivo, non so. Sì, Michailov che dice all'operaio in ginocchio, nella Francia all'inizio degli anni 20, cioè la Francia è il paese dove c'è stata la rivoluzione francese, queste cose non le potevi fare negli anni 20, è piuttosto irrealistico, perché negli anni 20 è vero c'era stata la Comune, ma insomma i francesi erano sempre piuttosto barricaderos, come ben sa chi ha letto I Promessi Sposi. Vi consiglio anche I Misteri di Parigi di Eugène Sue, penso sia il nome. E con questo, vabbè, bella storia, disegni di Falun, bella storia. Raccomandata, la copertina, non so se l'ho detta, è di Bulgheroni, che poi c'è anche qui un sapore disneyano, perché questo uomo ombra si avvale dei servigi, appunto, di una specie di Archimede Pitagorico, quindi c'è anche un influsso disneyano, che gli fornisce una serie di gadget. Oppure fate voi, o ci vedete Archimede Pitagorico, o l'aiutante di James Bond, che gli dava tutti questi gadget che servivano all'uomo ombra, anzi, buonasera, a James Bond, a scampare tutte le trappole dell'ovra, e qui servono all'uomo ombra per sgamare, eccetera.
L'uomo ombra sopravviverà o non sopravviverà, ma chi lo sa? Allo scontro con Mikhailov riuscirà a portare via lo scettro degli zar, ma anche questa cosa degli zar potrebbe essere un po' più approfondita, magari un po' più. Vabbè, qui non entro perché non voglio fare lo sceneggiatore io. Comunque, bella storia, si legge bene, i disegni di Palumbo sono eccezionali, bella anche la sceneggiatura. Avrei aggiustato qualche cosa più qui e là, però. Tiene bene, senso, a parte alcune mie notazioni, nel senso che l'alternanza diabolica e uomo-ombra è piuttosto meccanica. Non so, più. Sì, il manoscritto ritrovato è certamente di chiara impostazione manzoniana, Umberto Eco, eccetera, eccetera. Però, si poteva usare un po' di più. Detto questo, passo e chiudo.